Musica, moda, animazione e spettacoli sono andati in scena alla sala convegni del Grand Hotel Villa San Mauro di Caltagirone, che ha ospitato la manifestazione Noi Due Sposi, giunta ormai alla 7ª edizione, per Angelo Mancuso, organizzatore dell'evento. Siamo alla 7ª edizione del Salone degli Sposi, Noi Due Sposi. È una manifestazione a livello interprovinciale. Sono all'incirca con 30 aziende che hanno partecipato quest'anno. Devo dire che rispetto all'anno scorso c'è stato un miglioramento e anche un livello di partecipazione da parte dei futuri coppi di sposi. In sala sono passati in rassegna gli abiti da cerimonia di alcune aziende locali, arricchiti dagli altri contesti commerciali che spaziano dalla scelta di fotografi e parrucchiere alle idee regalo. Anche se l'attuale periodo economico viene classificato come momento di recessione, il matrimonio è un settore che non va in crisi, si spende meno, ma le unioni coniugali seguono un trend quasi regolare. Da qui la testimonianza di una giovane imprenditrice. Io come giovane imprenditrice devo dire che comunque tutto sommato, nonostante la crisi, bene o male riusciamo a coinvolgere appunto e a invogliare le coppie di sposi a prenotarsi da qualunque. Grazie anche a degli eventi che vengono fatti nei vari luoghi, nei vari paesi, diciamo che riusciamo a coinvolgere con degli sconti, delle promozioni gli sposi. La serata è stata lietata da performance musicali dal vivo che hanno deliziato la platea. Sposarsi oggi impone anche delle scelte, come quella di un gruppo di giovani provenienti da Palermo che hanno scommesso in questo settore, trovando nuovi sbocchi occupazionali. Oggi è un momento di anche con la crisi che c'è, sposarsi è difficile, però molte coppie stringono i denti e cercano di andare avanti, e questi eventi sono molto importanti perché li aiutano a risparmiare con le promozioni che gli espositori propongono, e soprattutto a livello regionale danno una notevole visibilità pure agli espositori.